Cesar, sì, buonasera. È molto piacevole in questo periodo vedere che tanta gente, come diceva un giovane Palma, abbia ancora voglia di uscire di casa, e di partecipare ad appuntamenti culturali e di intrattenimento, per cui per me che di mestiere faccio l'editore, è una situazione non solo gradevole ma anche auspicabile, ossia vorrei che di cose coraggiose come queste ce ne fossero molte di più e si vedessero di frequente. Allora, questa sera dalla nostra produzione noi abbiamo fra i vari collane che pubblichiamo, ne pubblichiamo una di storia del giornalismo. Questo perché soprattutto la nostra casa editrice è una casa editrice nata dai giornalisti e che utilizza il metodo di inchiesta giornalistica per affrontare qualsiasi tema, comprese le biografie dei nostri colleghi che hanno fatto la storia. All'interno di questa collana che si chiama Giornalisti nella storia, in cui sono stati pubblicati libri sui santi padri del giornalismo, Murialdi, Bergamini, Rane Brin, lo scorso anno abbiamo deciso con molta determinazione di accogliere un fotogiornalista, sia Marcello Geppetti, che non solo è stato un grande fotografo della dolce vita, appunto, uno che ci ha raccontato al meglio la dolce vita, le sue foto sono nei musei di tutto il mondo, la sua foto che potete vedere qui fuori, storica del bacio fra Alice Taylor e Richard Burton in una pausa delle riprese di Cleopatra, fatta senza droni, quella è una cosa eccezionale di quella foto, una foto fatta senza droni perché proprio non esistevano, una foto del 62 mi pare, e ha fatto veramente, non c'è stata testata al mondo, testata giornalistica al mondo che non l'abbia pubblicata. Tanto è vero che Marcello, consapevole di quanto la foto fosse non solo complemento della notizia, ma notizia essa stessa, non quella foto, qualsiasi foto, a un certo punto della sua vita ha deciso di battersi, ottenendolo poi, affinché i giornalisti potessero, i reporter, i fotoreporter potessero entrare nell'ordine dei giornalisti, cosa che è avvenuta. Lui ha avuto una lunga parabola professionale, poi Vittorio Morelli, che è l'autore del libro, e Marco Geppetti, che è il figlio di Marcello ed è in qualche modo l'erede di questa grande scuola fotografica, e vi racconteranno meglio di me. Insomma, la parabola di Marcello comincia appunto con la Dolce Vita, comincia con Via Veneto, comincia con anche la grande stagione del cinema italiano, quando non c'era divo di Hollywood che non venisse in Italia a girare film e che non passasse del tempo in Via Veneto, dove appunto poi nasce il fenomeno dei paparazzi, ossia gente che diciamo, come diremo oggi, si campava la vita stando lì tutte le sere, tutte le notti appostata a fotografare questi grandi divi nella loro bellezza e nei loro eccessi. Dopo qualche anno, perché la società poi era cambiata, negli anni 60 eravamo in pieno boom economico, l'Italia cresceva a ritmi vertiginosi, per cui ci si poteva divertire, c'era una grande sete anche di spettacolo. Poi è arrivata la crisi, poi sono arrivati i tremendi anni 70 e anche il mestiere del fotografo è cambiato. Tant'è vero che le foto che voi vedete qui sotto sono le foto del periodo più, poi le potrete ritrovare nel libro comunque tutte, sono le foto del periodo più buio per l'Italia, appunto quello degli anni 70, in cui, quello degli anni di piombo. Marcello comincia a raccontare la cronaca quotidiana, comincia a raccontare quello che succedeva nelle strade, comincia a raccontare gli scontri con la polizia, fra studenti e polizia, racconta in maniera magistrale l'assassinio di Giorgiana Masi, ragazza ammazzata in una sparatoria durante gli scontri a
a Ponte Garibaldi a Roma, insomma, e continua per cui non solo a raccontare la realtà, ma a essere straordinario testimone del suo tempo. Cioè, ogni tempo Marcello ce lo ha raccontato per quello che era, appunto, dalla dolce vita agli anni di piombo. Però sicuramente Marco saprà essere molto più bravo di me a descrivere il lavoro di Marcello. Sì, buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. E, come diceva Lucia, è importante in questi momenti, in un momento come quello che stiamo vivendo, esserci su queste cose, anche se ci riempiamo i posti e tutto quanto, però è importante le presenze, veramente, quindi ringrazio anche chi ha organizzato questa iniziativa e siamo contenti di esserci, insomma, di farci parte, farne parte di questa opportunità di presentare il bellissimo libro che ha scritto Vittorio. Mio padre è stato uno dei grandi fotografi del Novecento, non sono io che lo dico, ma sono attestati. Il più grosso critico di fotografia della storia, che è David Schoenauer, che è l'editor di American Photo, lo chiama the most underrated photographer in history, fotografo più sottovalutato della storia. Lo paragona addirittura e dice che secondo lui è superiore a Beaton e è superiore a alcuni nomi della grande fotografia. Due sue fotografie sono state messe in una lista fatta dall'università, una professoressa, la professoressa Butterfield dell'Università della Pennsylvania, nella storia delle 28 foto più importanti della storia della pop art. Quindi c'è due fotografie di mio padre, insieme a in ordine alfabetico sta con Andy Warhol, appunto Cecil Beaton, quindi il livello è questo. Però è una persona che diciamo, un artista, perché sono artisti veri e propri, che è stato scoperto dopo, come tanti di loro. Loro sono lui, Tazio Secchiaroli, Nino Barillari, Gilberto Petrucci, sono tantissimi nomi, Ivan Kroschenko, sono i paparazzi, quelli veri. Attenzione, adesso paparazzo sembra quasi una parola dispregiativa. Loro sono quelli che hanno ispirato Federico Fellini a scrivere il plot, diciamo, la sceneggiatura del film La dolce vita. Federico Fellini stava con Flaiano nella sede che avevano l'ufficio di Fellini, che stava sopra il Caffè de Paris. La sera scendevano al Caffè de Paris e Fellini chiamava i ragazzi, c'era Marcello, c'era Tazio, c'erano Ivan, li chiamava e chiedeva loro di raccontare quello che stava succedendo. Loro lo raccontavano, mentre raccontavano Ennio Flaiano annotava. Lì nasce la sceneggiatura del film La dolce vita, che è basata su dei racconti veri fatti da loro, fatti da questi nomi che vi sto facendo, fatti appunto da Elio Sorci, da Marcello, da Tazio Secchiaroli. E nel film Federico Fellini e Ennio Flaiano mettono la figura del fotografo e lo chiamano Antonio Paparazzo. Da lì nasce il nome Paparazzi. Addirittura c'è un episodio che racconta Pierluigi Pratullone, che era il fotografo di Fellini dopo che mio padre è morto, che racconta che tra i nomi che avevano scelto per chiamare questo fotografo, a loro piaceva molto il suono Geppetti, soltanto che non lo usano perché era troppo simile al papà di Pinocchio, quindi poi optano per Paparazzo, che è un nome che viene da varie etimologie, una storia varia, sembra che viene dall'infanzia di Fellini, ce ne sono varie spiegazioni, poi non hanno Paparazzo, tanto. Però pensate, a quest'ora si sarebbe chiamato il Geppetti, assomigliava troppo al papà di Pinocchio, quindi la più celebre fiaba italiana. Quindi quello che bisogna distinguere tra appunto questi grandi artisti che vi ho nominato, e non che adesso non ci siamo grandi fotografi, ma anche lei, chi fa cronaca rosa e tutto quanto, ma il senso del bello che avevano. Loro non tendono mai a ridicolizzare o a far diventare brutti i personaggi, cosa che a volte è successo poi negli anni. Tendevano a umanizzarle. Voi dovete pensare che all'epoca questi grandi divi del cinema che stavano a Roma, perché Roma era il centro dell'universo in quel momento, lo vedrete da questo film di Wilde, che praticamente è l'inizio della storia della dolce vita. Già c'è una figura di Paparazzo, che poi vedrete nel film, che è questo fotografo che fotografa con l'accendino. La storia è basata tutto su questo. Nasce da lì, dal 53. Ma diciamo che loro, fino a quel momento,
questi personaggi si vedevano o sui schermi del cinema o sulle riviste patinate, dei ritratti meravigliosi. C'era Luxardo, che è un'agenzia che faceva questi ritratti bellissimi, meravigliosi. Loro umanizzano questi personaggi, li rendono umani. Li rendono umani, li rendono uguali, diciamo, alla persona che va a vedere, cioè, ma non mai brutte, hanno un senso della bellezza, del edonistico meraviglioso, cioè per loro era tutto bello, erano... Quindi questa è la storia che li introduce, diciamo, appunto nella storia della fotografia. Nel caso di mio padre, poi lui ha fatto, poi magari ne parlerà Vittorio, fece uno scoop drammatico per il vicende dell'Hotel Ambasciatori, dove persero la vita quattro ragazze che si buttavano di sotto da questo hotel che andò a fuoco vicino via Veneto, e lì viene introdotta la discussione sull'etica della fotografia. Mio padre fotografa queste persone dopo che aveva fatto di tutto per aiutarle, e il Vaticano lo scomunica, lo chiama bestia, lo scomunica via stampa praticamente, e lui si difende, quindi parliamo del 1959, quindi lui comincia ad avere un approccio quasi da sindacalista sulla fotografia, che difende proprio la categoria, dice delle cose che per l'epoca del 59 non era facile per un ragazzo comunque di 26 anni, quanti ne aveva lui. E poi fa la seconda fotografia importante, è questo che accennava lui, è questo scoop del bacio di Liz Barton a Ischia. Stavano girando la scena finale di Cleopatra, la battaglia di Azio. Per questa fotografia, praticamente l'avvocato di Barton offre 12 milioni di lire nel 1962 a mio padre, che è una cifra astronomica, per levare tutto dalla circolazione, e lui risponde che lui lavorava per la stampa, non per i privati, e quindi la foto viene pubblicata, sembra 25 milioni di lire, e il New York Post ha fatto un articolo qualche anno fa e ha detto che è stata la fotografia più pagata della storia del fotogiornalismo. Quindi immaginate il livello di scoop che fece, calcolate che all'epoca, chissà un po' di cinema, e molti di voi lo sanno, che appunto perché stanno più con noi, Liz e Barton erano il massimo delle star hollywoodiane, e loro divorziano per questo bacio dai loro rispettivi consorti e si sposano. Quindi diciamo che questa foto ha aiutato la leggenda, a far nascere la leggenda di Liz e Barton. Poi dopo ci sarà cambia il mondo, cambia l'Italia e cambia il mondo. Loro creano l'Associazione Italiana dei Porter Fotografi, di cui mio padre poi diventerà presidente dopo qualche anno, e lavorano. Comincia gli anni, diciamo, Roma diventa la Swinging Room, nasce il Piper, vengono i grandi gruppi, Beatles, Rolling Stones, e poi col 68. Diciamo, le fotografie non sono più le fotografie che facevano le dive, non corrono più appresso alla diva, ma corrono appresso purtroppo ai morti ammazzati, come faceva riferimento Lucia. Quindi cambia un pochino tutto quanto. Poi c'è il 77, e nel 76 loro riescono ad ottenere per la categoria l'ingresso nella categoria, siamo nell'albo dei giornalisti. È una grande vittoria sindacale che riescono a fare con LIFE, l'Associazione Italiana dei Porter Fotografi, che creano nel 1966. Poi lui negli anni ha lavorato nel Momento Sera, con tanti valenti colleghi, uno sta qui con noi che è mio zio, Antonio Colamarco, con Pietro Brunetti, con Mario Rosi, con Rocco Spagnolo, quindi grandi fotografi che hanno lavorato in uno dei più importanti giornali quotidiani romani, ma anche a livello nazionale, è stato il primo a introdurre il Fotopolo. C'è tutta una parabola che poi ha raccontato benissimo Vittorio, che magari racconterà meglio lui. E io, per quanto mi riguarda, ho creato una società 10 anni fa che si chiama Marcello Geppetti Media Company, che diffonde l'opera di mio padre nel mondo. Quindi abbiamo archiviato, presentiamo, facciamo presentazioni, abbiamo una galleria che adesso stava ancora per poco sta a Via Palermo a Roma, adesso si sta spostando a San Lorenzo, dove c'è una galleria permanente delle immagini di mio padre. Proponiamo, raccontiamo in un modo diverso, perché dietro ogni fotografia c'è una storia.
Quindi è un lavoro che facciamo continuo, io non ho abbandonato, io ho lavorato con mio padre per 10 anni, non ho abbandonato, mio padre purtroppo è morto all'improvviso di infarto, quindi io mi sono trovato probabilmente l'archivio più grande di un singolo fotografo in Italia. Siamo rimasto intatto perché lui aveva archiviato tutto, chi ha lavorato con lui lo sa, cioè fa tutto un lavoro di archivio e tutto quanto. Quindi portiamo avanti il nome di mio padre, che è stato un nome importantissimo. Io ringrazio Lucia perché per noi è stato un onore far parte comunque di una collana che trattava sui giornalisti, e Marcello è stato l'unico fotografo, proprio per il passaggio che ha fatto dal discorso della fotografia al discorso del giornalismo. Però meglio di me lo racconta Vittorio Morelli, che ha scritto un libro stupendo, bellissimo, che io gli sarò sempre grato, dove racconta perfettamente la storia di mio padre, dove racconta la storia del fotogiornalismo italiano, una storia affascinantissima, importantissima in questo libro. Alla fine c'è una mia piccolissima prefazione, postfazione, e abbiamo un'introduzione al libro, una presentazione di una delle firme più belle e più importanti del giornalismo italiano, che è Paolo Conti, quindi del Corriere della Sera, con ovviamente delle firme, perché cominciò con Marcello Giacchetti, cominciò con mio padre al momento sera. Quindi io darei la parola a Vittorio, ho fatto questa lunga introduzione proprio perché non sono soltanto il figlio, ma sono colui che sta portando avanti appunto il nome di mio padre, dell'opera di mio padre nel mondo ancora adesso. Quindi vi ringrazio e lascio Vittorio che racconterà mio padre. No, guarda, buonasera a tutti. Alleggerisco un attimo si sente? Non si sente? È acceso? Sì, è acceso. Ah. Pronto? No, No? sto spingendo io. Guarda un po'. No, no, no. Ma forse possiamo fare presenza? Aspetta un attimo, il territorio risolve, faccio un piccolo inciso così. Allora, tutto si lega nel giornalismo ed è bello anche di questa collana di storia del giornalismo che stiamo facendo. Tutto si lega perché non so quanti di voi sappiano da dove proviene l'espressione dolce vita. La dolce vita era una commedia sul bel mondo e sul mondo appunto dell'arte cinematografica di un grande giornalista del Corriere della Sera, Arnaldo Fraccaroli, detto Fracca. E noi, qualche mese prima della pubblicazione del libro su Marcello, abbiamo pubblicato questa bellissima biografia fatta da un collega della RAI che si chiama Gian Pietro Olivetto, che è intitolata proprio La dolce vita di Fracca. Questa commedia è diventata molto rappresentata a Roma nell'immediato dopoguerra, è diventata talmente simbolica di uno stile di vita, di un desiderio di crescita, di un desiderio, veramente simbolica, diciamo, del lato godereccio del boom economico, che quando Fellini deciso di girare il suo film, lui, Fragliano, come ricordava Marco, ha scelto proprio quell'espressione, dolce vita, perché era paradigmatica dell'epoca. E per noi è, come dire, molto importante tenere tutto legato, ossia tenere legato, ossia la storia del giornalismo italiano non è una storia frantumata, è una storia che nei capostipiti, nei grandi innovatori si lega tutta. Abbiamo cominciato con Bergamini, che è quello che ha inventato la terza pagina, dedicando una pagina allo spettacolo, era per la prima della Francesca De Rimini di D'Annunzio, per cui dedicando la pagina allo spettacolo e alla cultura, e poi pian piano arrivata a Marcello Gebetti. Ora faremo altre cose, ovviamente, la collana non è finita qui, però questi libri hanno tutti lo stesso fiume carsico, seguono tutti lo stesso percorso di sviluppo del giornalismo. Adesso spero che ti funzioni il microfono. Subito, no, non funziona ancora, vabbè, ma io tu posso darti questo davvero. Scusate, il filo rosso, appunto. Io vi voglio parlare solo di un episodio che mi ha colpito, mi ha divertito ed è veramente buffo, che riguarda
la storia personale di Marcello Gerbetti, non tanto come fotografo, quanto come persona che diventa personaggio lui stesso, in questo strano mondo che era appunto la dolce vita, in cui qualcuno l'ha definito il circo Barnum oppure un carnevale permanente. Una sera del 1959, Gerbetti, insieme a molti suoi colleghi, pattugliava, come facevano di solito, via Veneto a caccia sempre di questi personaggi. Personaggi che provocatoriamente loro fotografavano senza che loro avvertissero la presenza di un fotografo. Questo perché avevano scoperto che una fotografia, tra virgolette, normale, i giornali la compravano a 3.000 lire. Se c'era la rissa, valeva 300.000 lire. Quindi ovviamente capite bene che le cose, insomma, erano un po' diverse. Una sera lui è lì a presidiare il Pipistrello, che allora era un locale notturno molto in voga, e arriva Ava Gardner. Ava Gardner era una donna bellissima, meravigliosa, un'attrice straordinaria, ma con una vita anche straordinaria, ex moglie di Frank Sinatra, con un trascorso di Toreri. Una volta in un'intervista le hanno chiesto: lei quanti amanti ha avuto? E lei ha detto: ma veramente io non li ho mai contati, quindi non me ne importa niente. Comunque, lei incontra Marcello Gerbetti davanti al Pipistrello, lo guarda, lo prende per mano e lo trascina dentro al locale. Ovviamente lui aveva una macchina fotografica addosso, non lo volevano far entrare, e lei ha detto al direttore del locale: sta con me e quindi entra con me. Lui appoggia le sue macchine fotografiche in un angolo e loro si mettono a ballare. Lei lo prende per mano, lo stringe, lo bacia, e lui è imbarazzatissimo perché intanto la folla di paparazzi cresceva sempre di più davanti al locale. E quindi decidono di fuggire. Lei dice: andiamo in un altro posto, vanno alla Cava, poi forse anche da qualche altra parte, fino a che arrivano appunto lì alla Cava, dove lei si fa venire una specie di crisi isterica, dopo aver ballato e bevuto soprattutto tanto, perché lei era, insomma, diciamo, una forte bevitrice. La serata finisce con un lancio di piatti, davanti di tutti contro tutti, però sembra che fosse, diciamo, usi e costumi di questa attrice. A un certo momento lei ha detto: Marcello, andiamo via. E lui ha detto: va bene, allora ti chiamo un taxi, così ce ne andiamo. Arriva questo taxi, lei entra nel taxi e lui a quel punto rientra nel personaggio, e dice: no, vabbè, ma io non ci vado con questa, insomma, non posso assolutamente. A parte che, come diceva Marco, era già fidanzato con la mamma di Marco, ma insomma, anche per una sua questione, perché i paparazzi poi protestavano e erano là fuori e volevano assolutamente sapere chi era la nuova fiamma di Ava Gardner. Figuriamoci, insomma, era il fotografo Marcello Gerbetti. Allora lei, diciamo, imbrega e va via col taxi. Lui, chissà, rimane lì, insomma. Poi qualche sera dopo lei è tornata in via Veneto. Lui però aveva sempre questo, come dire, questa sorta di dubbio: ho fatto bene, ho fatto male, chissà cosa poteva succedere. Qualche sera dopo è tornata in via Veneto, l'ha incontrata, lui l'ha salutata e lei non l'ha riconosciuto. Quindi immaginate il tasso alcolico quanto poteva essere alto. Questo è uno degli episodi, secondo me, veramente divertenti, in cui, ecco, il fotografo da testimone diventa protagonista e personaggio, però appunto come Marcello in questi anni, in questo ruolo, non ci si sentiva. Lui si sentiva giornalista fino in fondo. Tant'è vero che, come ha ricordato Marco, gli avvocati di bordo gli offrono, qualcuno dice 12 milioni, altri dicono 20 mila euro, insomma una cifra clamorosa per l'epoca, e Dollari, lui, eh? dollari, dollari. 20 mila dollari, sì, così. E lui dice: no, anche Gunther Sachs, il marito di Brigitte Bardot, fotografati entrambi 6 minuti in piscina in una villa della Via Appia, gli ha offerto dei soldi per non far pubblicare le fotografie, ma lui ha sempre detto: no, io lavoro, io faccio questo faccio il mestiere. Che si direbbe di me in giro? Non esattamente quello che succede oggi, come sapete, le cronache parlano di questi nuovi paparazzi.
Ecco, Paparazzi, ricordava Marco, a quanto pare, secondo Ennio Flaiano, era un albergatore di Catanzaro che si chiamava Corigliano Paparazzo, riportato in un libro sulle rive dello Ionio di uno scrittore viaggiatore inglese che si chiama Gessing, non so, sicuro ha la curiosità di andarlo a vedere. Poi che altro vi posso dire? Della sua battaglia sindacale, certo lui ha combattuto tanto perché l'ingresso dei fotografi nella Federazione Nazionale della Stampa è datata 1911 e i fotografi sono nel 1976 sono riusciti a entrare nell'ordine dei giornalisti. Se ne è parlato al primo congresso della Federazione di Torino e poi nel 54 a quello di Palermo, insomma è sempre rimasta lettera morta, sembrava sì lo facciamo, poi però non si è mai fatto. Fino al 1971, quando l'Unione Europea, che allora si chiamava la Comunità Economica Europea, ha deciso che giornalista era colui che attraverso lo scritto e attraverso le immagini lavorava pubblicando su giornali, riviste, agenzie di stampa e così via. Quello è stato il punto di svolta. A quel punto anche la Federazione Nazionale della Stampa e l'Ordine dei Giornalisti hanno contattato l'AIF, che era stata fondata da Marcello Gippetti e da altri intrepidi sognatori, e si sono messi d'accordo per trovare un modo, serviva soltanto un decreto, diciamo, della Presidenza della Repubblica, e un decreto che è stato messo a punto da Moro, che era Presidente del Consiglio, e firmato da Giovanni Leone, che allora era Presidente della Repubblica. Vi ringrazio. Se avete delle curiosità, noi siamo a vostra disposizione. Vi ricordo che il film del 53 che sarà proiettato questa sera aveva già un prototipo di Paparazzo che fa le foto con un accendino, insomma tutte attrezzature che poi i fotografi nel tempo hanno sviluppato. Non so se vi ricordate quelle macchine fotografiche microscopiche che si vedono nei film di spionaggio. Beh, loro le usavano. Addirittura c'è questo Paparazzetto, Gilberto Petrucci, detto Paparazzetto perché era molto, è piccolo di statura, e lui per fare le fotografie si è travestito da prete e camminava davanti alla villa di Brigitte Bardot e contrasta con una macchina fotografica messa nel bessale, però faceva finta di fare i suoi esercizi spirituali e intanto scattava le foto, insomma. Non è solo roba da film, diciamo, queste cose sono accadute veramente. Vi ringrazio. Sì, allora, come ci ha raccontato Vittorio, soprattutto gli aspetti molto divertenti e goderecci delle serate romane, sicuramente è molto interessante, però prima si accennavamo appunto come cambia il mestiere del fotografo, come cambia la sensibilità del fotografo col cambiare della società italiana, come durante il boom economico il fotografo ci propone certe immagini e come poi dopo queste immagini diventano altre quando si va verso gli anni 70, la crisi economica, la 68, sì, insomma, nel senso dal 68 in poi, prima metà del 68, però la vera crisi in Italia arriva con la crisi energetica del 73, poi subito dopo ci sono, come dire, l'esplosione del terrorismo, per cui disordini, autunno caldo, disordini nelle strade, terrorismo fino all'arrabbiamento Moro o l'omicidio Pasolini, che altro episodio mai chiarito se di cronaca nera di terrorismo, insomma, e cambia, la società cambia, cambiano le notizie, cambia la sensibilità dei giornalisti e dei lettori e cambia l'occhio del fotografo. Allora, come dire, sarebbe bello sentirvi raccontare anche quest'altro occhio, qual è l'occhio, come diventa l'occhio del fotografo di fronte a questa società che esce da un periodo
cioè di grande gioia entra in un periodo di grande sofferenza. Beh, cominciavamo appunto, così comincia col discorso del, lui quel periodo, nel periodo diciamo di questi cambiamenti, stava, come dicevo prima, in un quotidiano molto importante, che era il Momento Sera, quotidiano serale romano insieme al Paese Sera, e c'erano queste manifestazioni, c'erano anche i grandi episodi di terrorismo. Io avevo 10 anni, ero presente quando venne ucciso il giudice Occorsio, ero in macchina con mio padre, e mio padre aveva la radio collegata con le volanti. Non si poteva fare, però era accettato dalla questura che i fotografi avessero, alcuni fotografi avessero questa cosa. Stavamo sul Ponte delle Valli e arriviamo a 3 minuti dal luogo che è giù, che è il quartiere africano a Roma, dove il giudice Occorsio nel 76 viene crivellato dai colpi. Noi stavamo andando al mare, era giugno, viene crivellato da questi colpi. Io ancora ricordo, mio padre mi lascia in macchina e ricordo questo rivolo di sangue che scendeva perché Via del Giubbe è fatto in discesa. Lo stesso assassino di Moro, quando viene rapito e vengono uccisi gli uomini della scorta. Mio padre stava tornando da un ufficio che aveva a Monteverde in quel periodo, che aveva chiuso il Momento Sera, e stava con Fabrizio De Simone, insomma, un suo collega, aveva fatto un'agenzia che stava a Monteverde. Tornando a casa, facendo la caprippia, sente anche lì il discorso delle volanti che stavano andando tutti quanti a Via Fani, che stava lì, diciamo, che poi girando dall'Olimpica passava su, ancora non c'era il tunnel che portava via la zona del Trionfale, sopra il Trionfale, ma comunque riesce di mattina a fare questa strada e si ritrova a fotografare. È stato uno di pochi che ha fotografato l'uomo della scorta, l'unico uomo della scorta che è stato rivelato fuori. E questa foto incredibile, perché c'è quest'uomo che è come un Cristo incrociato, come un Cristo, diciamo, messo in croce sull'asfalto, perché ha queste mani aperte e ha questi piedi uniti proprio come un Cristo sulla croce. Quindi è una foto molto cruda ma molto particolare. Subito dopo poi viene coperto dalla polizia, quindi lui riesce a fare, da un balcone riesce a fare questa foto. Poche settimane dopo il grande Maurizio Piccirilli insieme a Gian Santi e a Fava riescono a fare invece, quando viene trovato, la famosa foto che viene trovato è il cadavere di Moro lì vicino a Via delle Botteghe Oscure, a Via Caetani, dentro questa Renault. Mio padre c'era, ma non riesce a salire come fa Maurizio Piccirilli, non riesce a salire su questo balcone, e viene fatta appunto, mio padre fa la panoramica da dietro, ma c'era anche in quel caso. Cambia proprio tutto, come diciamo prima, cambia proprio il loro approccio, non c'è più da trattare col portiere d'albergo che ti dà la soffiata. Qui è la polizia, qui sono le radio collegate con le volanti, sono purtroppo i morti ammazzati, sono purtroppo delle catastrofi, quando ci fu il terremoto dell'Irpinia, mio padre è partito per il luogo lì per 4 giorni, 5 giorni, non dava notizie, non c'erano i cellulari, mia madre è preoccupatissima. Insomma, è proprio un approccio proprio diverso che porterà appunto alla nascita di questa parte della categoria del 1966, pre-68, quindi già si danno un assetto come categoria, ma porterà poi all'entrata storicamente importantissima nella categoria dei giornalisti. Quindi è una battaglia sindacale che Vittorio racconta meravigliosamente, c'è un capitolo molto importante su questa cosa, e che porta a un traguardo. Calcolate che l'AIF, l'Associazione Italiana Reporter Photography, era una delle associazioni, diciamo, professionali più importanti in Italia. Avevano questi lasciapassare, avevano addirittura, come ho detto prima, le radio collegate con le volanti. Quindi è un'evoluzione della professione assoluta. Cioè, c'è una categoria, c'è un assetto, c'è un regolare, ci sono dei dispacci stampa che molte volte mi pare il portavoce, dove si difendono, quando morì Fellini, che c'erano queste foto fatte in clinica, e venne dato degli avvoltoi a chi ha fatto questa foto, quando invece mio padre fa un sondaggio interno all'AIF, che era stato personale dell'ospedale che aveva fatto questa foto di
Fellini coi tubi morente sul letto dell'ospedale. E lui difende la categoria, manda gli dispacci, quando morì l'italiana lo chiamarono, era pochi mesi che morì anche poi dopo mio padre. E lui difende ancora una volta la categoria, perché dice, ma non avete fatto voi la stessa cosa una volta quando cascò nel dirupo la macchina di Liz e Barton, quando morì la Diana, che fotografi, come ricordate, fotografarono mentre Diana stava morendo. Mio padre si difende, manda gli stacci, stampa, assolutamente no. Noi abbiamo posato le macchine fotografiche e le abbiamo aiutate ad uscire, non abbiamo fotografato che loro erano feriti, Cambia proprio il mestiere del di fotografo, cambia proprio, e che porterà appunto a questa entrata nel mondo del giornalismo. Non parliamo della fotografia da adesso, perché purtroppo ci sono punti di vista diversi su quello che è adesso la fotografia non è più quella di prima. Alcuni di questi grandi scritti all'aria, di questi padri del fotogiornalismo, cito il grande Andrea Nemitz dice che ormai siamo una categoria di perdenti, perché tutti questi sogni che abbiamo messo al giorno d'oggi, che abbiamo portato nel mondo della fotografia, dell'arte, della cronaca e tutto quanto, sono stati spazzati via dai cellulari, dai telefoni. Adesso i direttori dei giornali a volte prendono delle fotografie mandate dai lettori, dai social, cioè basta pensare a Instagram, cioè ormai il divo si pubblica la fotografia da solo, è cambiata tantissimo. C'è stato io sono ancora un sognatore, anche perché mio padre ha dato veramente la vita per la categoria, veramente mio padre ha guardato più la categoria dei suoi colleghi che se stesso, e per questo è stato valorizzato in seguito. Ma quindi è stato fatto veramente delle cose importanti. Sullo stato della fotografia adesso ci sono dibattiti aperti, purtroppo non è un buon momento, ma non parliamo di coronavirus, parliamo proprio della fotografia con l'avvento del digitale e con l'avvento dei cellulari, con i grandi direttori dei giornali che non ci sono più, l'ultimo è stato Sandro Maier, che è deceduto qualche anno fa, uno che ancora capiva di queste cose, ma è difficile anche vendere una fotografia adesso te la pagano, un quotidiano la paga 3 euro una fotografia, 3 euro. Ormai la fotografia sta in uno stato, tant'è vero che le associazioni, quello che è rimasto dell'AIFE e la FPA, stanno riorganizzandosi come categoria professionale per cominciare a vedere che cosa sta succedendo, perché è un mestiere che purtroppo sta andando a scomparire. Speriamo che non succeda, soprattutto per quello che hanno dato Marcello Geppetti, Tassio Seccheroli, Pierluigi Pradullon, tutti questi grandi nomi che hanno creato una parte importantissima dell'arte di questo paese. Sono stati parte integrante di tutto il panorama artistico, professionale, ma soprattutto artistico di questo paese. Una parte bellissima, una parte importante. Ci sono stati veramente grandissimi fotografi italiani, riconosciuti nel mondo, assolutamente. Speriamo che questo lavoro che è stato fatto non vada disperso, perché c'è ancora la grande fotografia, e la fotografia ancora racconta meglio a volte di tantissime cose scritte di quello che succede in un avvenimento o in qualche cosa. Però deve essere la grande fotografia, deve essere la fotografia del professionista. Quindi questo è quanto. Grazie. Vittorio, vuoi dire qualcosa? Dunque, quando è arrivato il 68, in realtà l'ho acceso. No, caspita. Eccolo, aspetta. Il cambiamento, tu hai parlato del cambiamento. Ovviamente nessuno era pronto. Noi siamo nati col cambiamento. Però non era, i fotografi soprattutto non erano pronti. E nel 1968, durante gli scontri tra gli studenti all'Università La Sapienza, ci sono molti feriti tra i fotografi, perché nessuno di loro poteva prevedere, immaginava quello che sarebbe successo, ma gli studenti. C'era un po' di paradiglia fra quelli di sinistra e quelli di destra, l'occupazione per arrivare alla polizia. Insomma, gli studenti lanciavano banchi, sedie dalle finestre e i fotografi che erano lì sono stati presi completamente alla sprovvista. Cioè,
al cambiamento, non erano pronti. Come i fotografi, probabilmente nessuno nella società italiana era pronto a questo tipo di cambiamento, soprattutto. Però, come hanno fatto loro, si sono adattati nel giro di pochi giorni, insomma, hanno capito che le cose erano cambiate e che bisognava lavorare in un altro modo, coprendosi l'uno all'altro. A quei tempi, per esempio, gli scoop, infatti, all'inizio del libro io racconto che il paparazzetto che ho citato prima, Gilberto Petrucci, è lui che si accorge che tra Liz Taylor e Richard Burton c'è qualcosa, perché mentre va a cambiare un rullino della macchina fotografica, sotto al tavolo lui vede che i due si tengono la mano. E lui va da Marcello Gepetti e gli dice: guarda Marcello, secondo me qui c'è qualcosa che li lega, vediamo di approfondire. E lì poi si scatena la caccia. Però non c'era una gelosia morbosa per fare lo scoop, cioè le notizie fra di loro se ne passavano, non c'era ancora questa ossessione di voler essere gli unici a fare certe cose e di voler essere sempre sulla prima pagina. Poi c'è anche l'episodio che ricorda molto quello di Lady Diana, quando loro due fuggono, addirittura lei si mette una parrucca bionda per camuffarsi dalla moglie di Richard Burton, escono dalla villa e i fotografi pensano: ah, è con la moglie Sibyl e quindi andranno al ristorante. Invece in realtà era Liz Taylor con questa parrucca bionda. Poi hanno un incidente stradale e loro accorrono, perché intanto il codazzo dei paparazzi c'era sempre. E la prima cosa che fanno è dire: vi siete fatti male? Avete qualche problema? No, no, stiamo bene. Va bene, allora facciamo le fotografie. E, insomma, etica, no? C'è questo discorso che, ahimè, non so se si è perso, io penso che si sia trasformato come si trasforma la società, però, insomma, questa cosa mi fa pensare sempre a gente, come dire, con la schiena dritta, che aveva un'impostazione morale che comunque ha trasmesso anche alle generazioni successive. Vi ringrazio.